Buonasera. La resistenza romana, diciamo, è un periodo che coinvolge tutti gli strati sociali e sì, è un periodo che durante la sua svolgimento di 271 giorni ha coinvolto tutti gli strati sociali presenti a Roma, sia borghesi sia nobili e tutti quanti si sono opposti all'invasione tedesca e io penso che molte famiglie come le mie sono state coinvolte anche personalmente e hanno scoperto dopo anni di aver avuto parenti uccisi nei campi di sterminio oppure dispersi in questi campi. Quindi, per esempio, io ho trovato l'omicidio di mio bisnonno, ma non l'ho citato, cioè lui si è sparato perché è stato violentato durante il periodo fascista ed era dopo il 25 luglio, perché era stato proprio preso in quel momento e violentato e poi dopo incarcerato a Regina Coeli ed era direttore di Cinecittà. Quindi voglio dire, un personaggio così trattato in questo modo non è degno di una società civile. Ma ci sono stati tanti altri personaggi che sono stati nascosti sotto i tetti, che hanno fatto figure incredibili. Perciò io mi sono sentito di proporre Via dei Giubbonari, proprio perché lì io, come ho detto, ho contribuito al recupero della targa, che non è assolutamente PCI, ma c'è Guido Rattoppatore, che è un partigiano che ha perso le dita della mano a Via Tasso e poi è stato fucilato a Forte Bravetta. Cioè, quello è stato, perché la targa è un palazzo comunale, perché è una scuola quello, e le targhe non si possono, secondo l'articolo 40 del codice dei beni culturali, non si possono staccare da beni comuni. Quindi quella poi è andata a finire, la trafugata, se ne è occupato il magistrato, che poi ha fatto sì che questa ricomparisse e venisse ricollocata in quel posto. Quindi quella è una sezione adatta alla resistenza, perché c'è questo Guido Rattoppatore presente dove la gente mette i fiori ogni anno, certo non li mette al PC. Grazie, scusatemi, noi voteremo, il voto del Movimento sarà favorevole.